Fumble Guys, c'è solamente una regola: potete usare tutti quanti i passaggi segreti che conoscete. Detto questo, Poa, sei pronto per cercarli tutti e trovarli? Let's go, baby, io sono carico. Nel frattempo c'è il nostro caro Ferro dall'altra parte del mondo, che è il capo degli Hiders, quindi le persone che si dovranno andare a nascondere. Dobbiamo fare fuori lui e il suo esercito di gente che si nasconde. E ovviamente una volta che gli tiriamo il cazzotto sono eliminati dalla sfida. Allora, le skin di Poa e Best dovrebbero essere due zucche, se non sbaglio. E fermi tutti, forse sono già partite. Almeno uno lo devo fare fuori subito, signori. Ce la posso fare. Il problema è che loro sanno tutte le tattiche incredibili, i passaggi segreti come questi, che io non so mortacci loro. Ce ne sono due qua da me. C'è anche un hacker che viene eliminato dalla challenge, signori. Hacker Cop Schifo è il primo beccato. Ok, Best, c'è un problema. Sono tutti sulla montagnetta. Li andiamo a prendere, cosa ne pensi? Ah, io direi di sì, ma nel frattempo sto inseguendo quell'infame nel bruco d'alba che mi sta scappando. Mannaggia Ferro. Ok, no, sono scappato. Ragazzi, correte che son tosti. Adesso vogliono prenderci un sacco, anche perché tra un attimo finisce il round in caso hanno perso. No, aspetta, non ci posso credere. C'era uno in mezzo a un albero. Ma pensate che cacchio di nascondigli. C'è un tipo davanti a me che mi sta sfuggendo. Non mi sfuggerai, piccolissimo. Boom, preso. Siamo solamente a due però per adesso, e stanno decisamente vincendo loro. Dobbiamo cambiare qualche regola. Ferro, come va, fratello? Allora, io te lo dico che sto riunendo la mia squadra tutti in un punto, e ti dico anche solamente che sta andando bene, però ci avete preso in pochi. Ok, io adesso ti do una bella regola: non potete muovervi per 10 secondi. Fermi tutti. Ma come, no? Siamo tutti qua vicino. A costo di essere eliminati. 1, 2. Ma dai, ma non è giusto. Dai, che li stiamo prendendo tutti. Best, sono quasi eliminati tutti. Poi devi fare fuori qualcuno anche tu. Ma non vale sta cosa, hanno barato. Raga, ormai è finito il tempo, potete muovervi. Mancano solamente 20 secondi alla fine di questo nascondino, quindi buona fortuna. Correte il più possibile lontani da noi. Nulla, ragazzi, purtroppo ci hanno preso. Cioè, non possiamo farci nulla. Hanno barato però tantissimo. Allora, io direi una cosa: venite tutti in mezzo alla mappa. Appena ci vengono vicino li continuiamo a far cadere. Comandiamo noi, ragazzi. Tanto ormai ci prenderanno uno a uno più o meno tutti. Best, manca pochissimo. Dobbiamo farcela. Dobbiamo tutti prenderli. Ce la facciamo per forza, zio. Io vedo un altro qua che è un altro degli ultimi rimasti in vita, perché li abbiamo fatti fuori praticamente tutti. Siamo stati fortissimi e forse abbiamo leggermente barato, eh. Tempo ufficialmente scaduto. Da ora in poi hanno vinto loro il nascondino. Questa volta però i ruoli si sono invertiti, signori. Infatti io sarò il capo degli Hiders, mentre gli altri due, il caro vecchio Poa e il caro vecchio Ferro, saranno gli Hunters. Quindi dovremo cercare di fuggire il più lontano da loro. E dato che nella Space Race ci sono tipo 3000 pianeti, possiamo nasconderci molto facilmente. Cioè, potremmo tipo metterci dietro un cratere. Non lo so, devo ancora fare tutte le mie tattiche, ma fidatevi che come capo degli Hunters, signori, vi farò vincere. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente nasconderci. Signor Poa, glielo dico, saranno intanto tutti in fondo. Questo al 100%. Ma lo sai che non ne vedo uno veramente qua? Ok, in questo momento loro dovrebbero effettivamente essere partiti, e io so già esattamente dove andarmi a nascondere. Mi metto dietro questo tunnel e non mi muovo di qua. Guarda quell'altro lì, che cacchio di nascondiglio ha trovato. Ok, li inizio a vedere. Inizio a vedere qualcuno. Cioè, sono proprio tutti alla fine, è incredibile. Oh, attenzione, qua c'è uno. Ok, no, non ci credo, l'ho missato. Due teste di zucca sono davanti a noi. Dobbiamo cercare di stare fermi qua, o potrebbero sinceramente ammazzarci. Ma io non credo che ci beccheranno, vero? Anche perché se dovesse essere, noi ci facciamo un bel salto. Ok, non ci ha visto. Noi invece ci ha visto. Corri, amico. Sta arrivando il bruco d'alba, non deve prenderci mai nella vita. Signori, correte tutti quanti verso di me. No, riesco a prendere uno al volo. No, ma sono troppo agile. Ti giuro, allora, è incredibile. No, zio, è impossibile prenderli. Cioè, in questa mappa è, cavolo, impossibile prenderli. Perché altro, perché la gravità fa decisamente schifo. Fermi! Sì, l'ho preso. In questo momento parlo a tutti quanti quelli che mi stanno ascoltando, perché su Discord siamo tipo 30 persone che stiamo cercando di nasconderci da loro. Prima o poi deve arrivare il momento in cui un uomo affronta il suo destino, ed il mio destino adempie in questo momento, signori. Devo proteggervi, devo andare a tirare i cazzotti, farò fuori quelle due teste di zucca e vi porterò alla vittoria. Voi nel frattempo scappate e non fatevi prendere per nessun motivo al mondo, signori. Gli vado a tirare un bel cazzotto, così vengono eliminati loro, anche se non so se è nelle regole questa cosa. Venite qua, brutte zucche, che vi tiro un bel cazzottone. Becca di queste e vola via in aria, Ferro. No, c'è Best, ti devo prendere Best. C'è qua Best. Poi gli devo fare fuori. State lontani dai miei iscritti, che in questo video stanno cercando di spaccare tutto e vincere la partita. Ok, preso Best, ho preso Best. Vai, quanto cavolo godo. Prendili, zio, sì, preso anche Manuel. Se volete partecipare anche voi al prossimo nascondino, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale in questo momento e commentate nei commenti con hashtag voglio partecipare. Signori, mancano 10 secondi, come state messi? Cioè, zio, con la gravità è impossibile, non ha alcun senso. Poi abbiamo pure preso tutti, quindi siamo straforti. Intanto a me non mi avete preso, sono io, se
mai che vi ho preso a cazzotti. Ma t'ho preso io, t'ho preso. Io ho preso. Sì, vabbè, io non me ne sono accorto, non so come. Barone schifoso. Vabbè, comunque, tempo ufficialmente finito. Direi che anche quest'altra sfida l'hanno vinta gli Hiders. E quando ti dico che questa volta i nostri cari Hunter saranno comandati da Powa, vuol dire che abbiamo già vinto, fratello, per forza. Sì, lo spero almeno. Fermi tutti. È il primo, signori, lo prendiamo, veloce, corri, 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 ferro. Sì, ok, preso. Importante, come dico sempre, vincere, signori. Quindi non fatevi prendere che arrivano quei due puzzoni che a me non piacciono, non piacciono proprio. Però volendo io mi potrei mettere qua dietro. Preso anche lui. Let's go. E un altro eliminato, signori. Quello lì ci voleva trollare, ma in realtà l'abbiamo fatto fuori in un batter d'occhio. Ma adesso sai quale deve essere il nostro obiettivo, fratello? No, prendere gli altri. Prendere il nostro caro Powa. Deve morire subito, lui che è il capo. No, no, sono davanti a noi. No, raga, no, non fatemi prendere. Ah, no, porca di quella. Ok, cioè sta mappa fortunatamente ci dà un botto, un aiuto, perché non si possono nascondere chissà dove. Preso un altro. Un altro ancora. Dio, stiamo facendo il devasto. Io ne ho preso un altro ancora pure, l'hacker. Eccolo, dopo puzzoni da me. Lo posso prendere? No, best, best, vattene via da me. Voglio vedere se mi segue anche qui, best. Mannaggia a te. Raga, non posso venire preso. No, via, 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 aiuto. Non può uscire da qua, zio. Lo prendiamo. Cazzotti, dopo cazzotti, no. Oddio, non mi ha ancora preso, raga. Non mi ha ancora preso. Mi stanno tagliando la strada. Guarda come scappa. Devo ammettere una cosa. Non mi aspettavo che fosse così tanto forte. Cioè, comunque sa scappare abbastanza bene. Sì, ma nulla di che. Lo prendiamo subito in un batter baleno, fidati. Tanto io sono qui. Sono bello tranquillo. Nessuno mi prende perché quei due lì sono scarsi. E quindi basta seguirmi. Ma che cacchio. È caduto. È ripartito da qua. Ce l'ho di fianco. Dai, l'ho preso in aria. Let's go. Ho preso anche lui. Powa, non vorrei dirti una cosa, ma t'ho preso in aria. Te ne sei accorto? Non mi hai preso. Non è vero, raga. Non mi ha preso per niente. E adesso devi farmi la tattica del secolo, perché mancano 30 secondi e vi abbiamo fatti quasi fuori tutti. Signori, abbiamo un compito ben importante. Andiamo tutti addosso contro Ferro e Best. Proprio tirare i pugni, calci, tutto quel che volete. L'importante è che non li faccia respirare. E Bruco Talpa è già qua da me, ragazzi. Boom. Calcio, pugno per lui, tutti contro di loro, ragazzi, tutti contro di loro, dobbiamo vincere la partita. C'è un esercito di persone che stanno venendo qua da noi, ma che cacchio. Ci stanno tirando i pugni, qualsiasi cosa, ma che cacchio. Raga, questa è una qualche tattica un po' strana di Powa. Sono entrambi all'inizio, guardate, è tipo una specie di guerra. Ma arriva Powa, che tira pugni a tutti, boom, Bruco Talpa preso. Comunque, alla fine dei conti, signori, pugno dietro pugno, tempo scaduto, non so come cacchio hanno fatto, ma non siamo riusciti a eliminarli tutti perché ci è arrivato un esercito di tizi tirandoci pugni addosso. Ultimo round, questa volta cambierò leggermente le regole. Infatti chi di noi tre dovesse riuscire a prendere più fan, quindi dobbiamo cercare di eliminarne il più possibile, vincerà ufficialmente i 100 euro che ci sono in palio. Ne ho già eliminati due, zio. Vabbè, l'ho fatto fuori io nel frattempo uno, e siamo quindi 3-1. Powa, come sei messo tu? Vieni qui, piccolo diavoletto. Aspetta che ne prendo un altro. Ho preso anche questo. Let's go. Pure l'hacker preso, zio. E vi giuro che cascano da uno dietro l'altro. Cioè li stiamo facendo fuori in un batter d'occhio. Questo qua si vuole far prendere, ma io non ce la faccio. Ok, ora ce l'ho fatta. Grazie mille, fratello, per il tuo sacrificio. Zio, ne ho tre davanti a me. Vediamo se li prendo. Oh, sono caduto, io non ci credo. Comunque, zio, io ne ho già eliminati tipo 4-5. Voi non avete eliminato neanche uno, a quanto pare. Ma io sì, ma non è vero. Io sono a 3 nel frattempo. E credo a sto punto che li abbiamo beccati praticamente tutti. Ne manca uno e basta. Eccolo qua, esattamente da me. No, non sfuggire, non sfuggire. Preso, let's go. Signori, alla fine dei conti vince Ferro i 100 euro e la sfida è ufficialmente nelle sue mani. Detto questo, ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se volete partecipare ad un prossimo nascondino, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Detto questo, noi come sempre, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga.